L'anno 1942 Ernest Stadler fondò a Zurigo la Stadler Engineering Office e tre anni dopo, nel 1945, iniziava la produzione di locomotive azionate da accumulatori elettrici o con propulsore diesel. Nel 1962 venne costruito lo stabilimento di Busnang, specializzato per l'assemblaggio di veicoli ferroviari passeggeri. Una lunga fase di ristrutturazione, iniziata negli anni 70, si concluderà nel 1989 con l'acquisizione da parte dell'imprenditore e consigliere nazionale UDC Peter Spuhler, che con l'aiuto di valenti collaboratori ha trasformato l'impresa turgoviese in una piccola multinazionale con un fatturato di 1 miliardo e 100 milioni di franchi svizzeri. Oggi la Stadler occupa oltre 2.500 dipendenti e collaboratori, di cui 1.800 in Svizzera ed il rimanente collocato in fabbriche del gruppo site in Germania, Ungheria e Polonia. Specializzazione è in treni regionali leggeri del tipo GTV, con circa 430 unità vendute, e del tipo FLIRT, con circa 400 esemplari venduti. Alcuni di questi veicoli sono giunti su binari di alcune compagnie italiane, tra cui la SAD, la Ferrovia Udine Cividale, la Sistemi Territoriali, la Tilo, la Ferrotranviaria, le Ferrovie del Gargano. La Stadler è leader nel mondo per la costruzione di veicoli ferroviari a scartamento ridotto, con movimento a cremagliera, ed in questa veste sta già lavorando anche in Italia per conto delle Ferrovie della Calabria e Apulo Lucane. Il 6 ottobre scorso, dallo stabilimento di Busnang, è uscito il convoglio ETR 330-001, prima unità della flotta di tre veicoli di tipo FLIRT destinate a Ferrovie del Gargano. L'evento si è svolto con la partecipazione dell'ingegner Daniele Giannetta, direttore d'esercizio di Ferrovie del Gargano, dell'ingegner Maurizio Oberti, direttore commerciale per l'Italia della Stadler, e dello stesso Peter Spuhler, patron della Stadler.
Allora, ci troviamo qui con Daniele Giannetta, ingegnere e direttore d'esercizio di Ferrovie del Gargano. Finalmente si è concretizzato un sogno lungo almeno un paio di anni. Beh sì, il sogno parte da diversi anni. Finalmente abbiamo trovato una regione Puglia che ha fatto delle scelte importanti, coraggiose, credendo nel ferroviario. Stiamo aspettando il piano regionale dei trasporti supportato da una legge che crede nel ferro e dà al ferro la priorità sul trasporto pubblico locale. Quindi volontà politica determinante, questo è il primo dei tre treni che ritiriamo, quindi portiamo novità e tecnologia all'utenza del Gargano, ma della regione Puglia, perché noi ci auguriamo di vedere questi treni anche su tutto il territorio pugliese, a servizio dei pugliesi. Oltre ad essere responsabile commerciale, sei uno che il treno ce l'ha nel sangue, lo hai metabolizzato, lo hai incluso nel tuo DNA. Ce lo racconti velocemente, Maurizio? Diciamo due parole brevi sul treno. Il treno Flirt nasce come un sistema modulare che parte da un minimo di due fino a un massimo di sei casse. La versione del Gargano ha un tre casse espandibile, ha un'entrata piano, diciamo, un'entrata a raso a 550 mm, quindi favorisce anche la possibilità di salire a bordo per persone anziane o persone disabili. Ha una toilette, anche questa, molto ampia, molto spaziosa, fatta anche per persone disabili. E ha un piano, al 90% del piano di calpestio, a piano basso, quindi permette una facile circolabilità a bordo. Un'elevata accelerazione, diciamo di più che dire, è un treno con particolari prestazioni di sicurezza che sono state, diciamo, adottate per il mercato italiano, quindi risponde alle nuove normative fuoco-fumi per le gallerie che sono entrate in vigore da pochissimo tempo, ed è naturalmente dotato del sistema controllo marcia treno, quindi il famoso SCMT, che è necessario per circolare sulla rete RFI. Quindi diciamo, abbiamo inserito tutti gli ingredienti, tutte le carte e tutti gli elementi del puzzle necessari a fare, speriamo, del Flirt un prodotto di successo in Italia. Dopo una serie di prove per la messa a punto effettuata nella stazione di Chiasso, l'ETR 330-001 di Ferrovie del Gargano raggiungerà il deposito sociale di Foggia entro il prossimo Natale, portando una ventata di mobilità innovativa senza precedenti lungo i binari di Puglia ed in particolare sulla dorsale Bari-Termoli, prima di effettuare servizio lungo la linea per il quale è stato concepito, e cioè la Foggia-Lucera, oramai in procinto di essere riaperta al servizio con la gestione delle stesse Ferrovie del Gargano.